Eccoci qua ancora una volta con il nostro appuntamento tutto profumoso, pieno di tanti profumi. Di che cosa parleremo oggi? Allora, oggi vi voglio parlare di tre fragranze che sto usando adesso. Sono tre fragranze molto solari e quindi ve le posso consigliare anche per la vostra estate, perché no? Quindi estate, anche metà settembre, lo sapete, il caldo e magari imperversa in quasi tutte le parti d'Italia, diciamo tra soprattutto il centro e il sud, tutto settembre, ecco. E quindi potete utilizzarle praticamente nel periodo dove il caldo e il sole si fanno sentire maggiormente. Queste non sono nuove, non sono delle nuove uscite, sto alternando dei video con nuove uscite, nuovi acquisti per quanto mi riguarda, anche profumi vecchi però nuovi per me che magari sto acquistando e profumi che già possiedo e che magari sto utilizzando in un determinato periodo e quindi magari ve li consiglio anche a voi. Sono tutte e tre molto solari, molto fresche, molto gioiose e frizzanti. Iniziamo dalla prima profumazione. Questa è una body mist, un'acqua per il corpo del Giardino dei Sensi. È acqua di cocco. È acqua di cocco che non è quel cocco che è troppo sdolcinato, quello che può anche dar fastidio, no? Che non piace magari a tutti. È un cocco portabilissimo, che non sa di abbronzante, che non sa di cocco per i capelli, è un cocco molto leggero, molto fresco. È un cocco che sa quasi di zucchero a velo, ecco. Troviamo anche, vediamo un attimo, la pesca e un fondo di vaniglia. Io questa pesca e questa vaniglia che gli danno un tocco quasi gourmand. Io però non ci sento, la pesca non la sento per niente. La vaniglia, sì, la vaniglia magari sì, non me lo vado a spruzzare, a parte vabbè che già lo conosco, però non me lo vado a spruzzare anche perché già ne ho messi due, prima abbiamo registrato, abbiamo perché c'è anche lui che nell'altro video è arrivato a metà, e qui invece si è posizionato, adesso vuole restare qui, vero? Saluta caro! E allora dicevo, già ne ho spruzzati parecchi e quindi non voglio magari mettermi troppi profumi. Questo è un profumo che vedo molto bene sia di mattina che di sera, in ogni occasione, sia un'occasione importante che magari un'occasione di lavoro, perché no? Così anche per andare ad un aperitivo, per andare a fare shopping o anche per stare dentro casa o anche per andare a dormire in una sera d'estate, perché ci sono dei profumi che magari sono più adatti, non so, ecco, dopo la doccia serale, prima di andare a dormire ve lo spruzzate e quindi magari possono anche conciliare il sonno. E questa acqua di cocco del Giardino dei Sensi potrebbe essere veramente uno di quei profumi. È comunque un profumo che fa venire in mente i tropici, le spiagge caraibiche, quelle spiagge bianche delle quali già ve ne ho parlato in tanti altri video, no? E anche se non ci potete andare, basta solo magari con questo profumo socchiudere gli occhi e pensare appunto di trovarvi in una di quelle spiagge. Certe volte fa bene magari sognare, no? Una magia di un sogno tropicale che ve lo può regalare anche un profumino così economico, 200 ml di body mist, mi sembra queste si aggirano massimo sulle 9 euro e poi se ci sono i sconti praticamente li pagate anche un pochino di meno. La seconda profumazione della quale vi voglio parlare e qui me ne sono accorta, vabbè, ma non è che me ne sono accorta perché io sono un tipo distratto. Ve ne ho già parlato di questi profumi,
praticamente c'era la Brambles and the Murrays, che secondo me è stata sostituita da quest'altra, Frais Monde si chiamano. Sono sempre quegli oli profumati, quegli oli così delicati, persistenti soprattutto, perché ne mettete poco e dura tantissimo. Quindi o Brambles o Frais Monde come questo, insomma, sono loro, questi oli profumati. In questo periodo sto usando tantissimo questo flaconcino piccolino piccolino, ma che contiene questa fragranza così invece immensa, così forte. Questa è muschio bianco e mandarino, quindi sentite questo connubio, mischiarsi appunto insieme queste note, le note agrumate del mandarino con le note dolci del muschio bianco. Fanno un po' riscoprire, ci danno quella sensazione dei sapori del Mediterraneo, no? Sapori di sole, di terre del sud, quelle fragranze appunto che sono originali nella loro essenza. È una profumazione questa anche, cioè molto persistente, nonostante uno può pensare che un olio profumato sia meno persistente rispetto a un eau de toilette oppure a un eau de parfum, e invece no, non è così. Ne basta pochissimo, pochissime gocce, non unge. Ecco, magari uno può pensare: io mi metto l'olio, ma unge. Certo, non è che te ne devi mettere chissà quanto, un pochettino, poco poco. Io di solito lo metto sui polsi, dietro le orecchie. Una volta ho detto in un video dietro il collo, però ecco, vabbè, insomma, poi alla fine mi capite, ecco, dietro le orecchie. E spesso e volentieri uso, ma non solo l'olio profumato, le body mist anche, nell'incavo delle ginocchia. Quindi l'avevo letto e non so dove, in qualcuno più esperto di me magari, sul suo blog oppure in un video, insomma, consigliava di mettere il profumo anche dietro le ginocchia, in modo che, oppure ecco, metterlo anche qua all'interno del braccio, in modo che quindi sia più persistente, così hanno detto. E a dire la verità funziona, perché ho provato un paio di volte. Questo muschio bianco e mandarino lo vedo molto bene ad una donna dinamica, una donna giovane, una donna che nello stesso tempo è anche elegante. È una fragranza leggermente talcata, scusate, anche se poi c'è questo agrumato appunto del mandarino. È un profumo che io sto usando soprattutto di giorno, è un olio, scusate, io dico profumo, comunque è un olio che sto utilizzando soprattutto di giorno. E niente, però vabbè, la cosa è relativa, lo potete utilizzare anche di sera. L'ultima profumazione della quale vi voglio parlare, che sto utilizzando in questo periodo, è questa Sunny di Shaka. E allora, io questa ve la descrivo a modo mio, nel senso che non ho trovato nulla al riguardo, nessuna descrizione. Lo vedo come un profumo, anche questo molto fresco, molto solare, molto estivo. Ci sento molto la frutta, in particolare la frutta esotica. Sento molto il guava, guava e melone sento. Per quanto riguarda i fiori non ve lo so descrivere. Allora, io non trovo più i profumini di Shaga, non so voi, questi li trovavo all'OVS, poi siccome ho avuto un'esperienza negativa, perché io ho presi tempo fa, molto tempo fa, qualche anno fa, il TRE di Shaka, e mi sono trovata malissimo. E infatti non è che ve ne parlo spesso di quello,
Devo un attimo vedere anche come utilizzarlo, magari in qualche modo, perché mi sembra un po' così. Non mi sembra giusto magari sprecarlo, buttare la boccetta, magari o come deodorante per auto. Vediamo un attimino di trovare il modo per poterlo utilizzare. Ero rimasta così delusa da quel profumo che poi mi sono fermata, non ho più preso i profumi di Shara, se non il mirto da uomo e questo Sunny. E per entrambi, sia per il mirto da uomo che l'ho acquistato per Rick, e sia Allora, scusateci, ci sono stati dei problemi tecnici e quindi la parte finale del video è andata persa. E niente, io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, sfogliate tutte le nostre playlist e ci ritroviamo al prossimo appuntamento.